Cioè ragazzi, non so quanto siete grandi o che età avete, però non so se vi ricordate la trasmissione Ok il prezzo è giusto. Perché è quello che è successo praticamente ieri e sta succedendo anche oggi per quanto riguarda il valore di Bitcoin Cash. Non so se ieri ci avete fatto caso ad una cosa, a un certo punto c'erano alcuni exchange che davano un valore di Bitcoin Cash completamente diverso, e in particolare mi ricordo questo esempio: c'era Bittrex che quotava Bitcoin Cash a $900 e c'era Kraken, credo, che lo quotava a $520, quindi praticamente quasi il 50%, quasi il 100% in più. E vi siete chiesti perché, che cosa sta succedendo, perché il valore non è sceso come dovrebbe, visto che un'ipotesi che avevo dato era quella che gli exchange stavano vendendo Bitcoin. Adesso ve lo spiego, fatemi solo un attimo entrare in macchina che sono appena uscito dall'ufficio. Allora ragazzi, voglio spiegarvi che cosa è successo e perché c'è questo divario enorme tra exchange e exchange. Come vi dicevo, quello che sospetto e quello che secondo me è successo è che i Bitcoin Cash che erano in circolazione ieri, tanti di quei Bitcoin Cash erano direttamente degli exchange che li stavano vendendo, e il prezzo cresceva perché c'erano persone disposte ad acquistarli, ovviamente. Il problema della diversità invece tra exchange ed exchange è relativo al fatto che è difficile trasferire e portarsi fuori Bitcoin Cash, cioè è difficile effettuare il trasferimento di Bitcoin Cash, quindi in realtà fatemelo spiegare un attimo, fatemi tornare un secondo a casa ragazzi, perché fanno 2000 gradi in macchina, sto praticamente sudando tantissimo e devo accendere l'aria condizionata e non si sentirà più niente, quindi un attimo solo torno a casa e vi spiego la motivazione, il motivo per cui c'era così tanta differenza tra di valore per acquistare i Bitcoin Cash. E vi dico anche perché era inutile ed è inutile pensare di fare arbitraggio, cioè comprare i Bitcoin Cash da un exchange che li vende a poco e rivenderli sull'exchange che invece li vende ad un valore più alto. Questo si intende per arbitraggio e vi spiego perché in realtà non si può fare in questo momento. Un attimo solo. Eccoci ragazzi, sono finalmente riuscito a tornare a casa e spero che si respiri un po' di più. Registro velocemente questo video in giardino, la conclusione di questo video, perché in realtà quello che dovevo dire ve l'ho detto prima. Fatemi mettere seduto, vediamo se riesco a sedermi qua. Ok, allora, eccoci qua. Perciò, perché non si può fare arbitraggio? Perché c'è questa differenza di prezzo tra exchange riguardo appunto il valore di Bitcoin Cash, che comunque dopo il picco di ieri, dopo aver fatto il 120% di ieri, è miseramente crollato e è praticamente tornato intorno ai $400. Perché ragazzi, la verità è che attualmente è molto difficile trasferire Bitcoin Cash. Potrei scendere in dettagli tecnici, ma è inutile darveli, perché la verità è questa: la sintesi estrema è che è difficile in questo momento muovere dall'exchange Bitcoin Cash. E qui questo è il motivo per cui c'è questa grossa differenza, e soprattutto il motivo per cui non si può fare arbitraggio, non si può comprare da una parte e poi velocemente andare a vendere dall'altra, perché non c'è questa velocità di reazione. Detto questo, tra poche ore, o forse ha già aperto, perché l'ultima volta che ho controllato stavo in ufficio, potrebbe già aver aperto Bittrex il suo BCC, quindi il Bitcoin Cash Wallet, in modo tale da poter trasferire i propri Bitcoin Cash dall'exchange al wallet.
Quindi dategli un occhio questa sera. Un'altra cosa, l'ultima, sulla quale voglio farvi riflettere, sulla quale voglio farvi porre l'attenzione, soprattutto nella giornata di stasera e quindi poi domani, ricordatevi sempre che quando da noi è sera comincia la sessione americana e nella sessione americana le criptovalute si muovono in maniera anche più pronunciata rispetto alla sessione europea, che è quella della nostra mattina. Quindi diciamo che considerate che intorno alle 3:30 si sveglia la parte East Coast americana, quindi la parte di New York, e poi più tardi verso le 6:30, 7:30, 8:30 si sveglia la parte in West Coast, quindi la California, perciò quella della sera è una sessione importante. Attenzione ai volumi, perché quello che ho notato nella giornata di oggi è un aumento di volumi nelle cosiddette altcoins, cioè nelle alternative coins, cioè tutte le monete alternative a Bitcoin, che è un po' il re delle criptovalute, e ho visto un aumento di volumi importante. Tendenzialmente quando aumentano i volumi vuol dire che stanno arrivando gli investimenti, quindi le monete, le criptovalute cominciano ad apprezzarsi di valore. Potrebbe essere un buon momento per entrare a mercato. Come al solito, ragazzi, non è un consiglio finanziario, non vi sto dicendo di entrando, vi sto dicendo di porre attenzione ai volumi. In particolare mi è molto balzato all'occhio l'esempio di OMG, la criptovaluta, perché molto volume che ho visto spostarsi sulle altcoins è andata a depositarsi proprio su questa moneta. Quindi occhi aperti, come al solito cercate di leggere quello che sta succedendo sul mercato, perché è sempre importante saper leggere tra le righe. Io adesso me ne vado in palestra, quindi mi cambio e me ne vado in palestra. Noi ci vediamo domani, come al solito buon trading a tutti, grazie per avermi seguito. E se vi è piaciuto questo video mettetemi un like e fate clic su subscribe in modo tale da essere notificati da YouTube ogni volta che pubblico un nuovo video, senza stare là a cliccare sempre su refresh. Bene, tra pochissimo, cioè domani, buona serata, ciao!